Ti, ti, ti alleni, ti comporti e vivi come un cretino avrai una gran genetica ma comunque c'è un fisico come un raviolo c'è cioè cioè, poco da fare Quando le cose vanno tutte bene lì bisogna iniziare a preoccuparsi Tu ti stai settando un mindset in quel momento che va tutto bene cazzo sono il califo dei califi L'inculata dietro l'angolo allora Beato te, beato te No, è stata una cosa a lungo termine Uh, ogni giorno fai qualcosa stessa cosa nel business se ogni giorno fai qualcosa poi arriva la botta di fortuna però devi essere lì ogni giorno oh, se sì, no, no da che non mangi lo zucchero <ride> sì, per quanto dore ragazzi 71 72 chiamate il cardiologo come no, <ride> vuoi <bim> <ride> Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo episodio del nostro podcast Fit Cash. Oggi io e Noah andiamo ad intervistare un nostro grande amico che abbiamo conosciuto a Dubai, perché tutti e tre viviamo a Dubai, Andrea Agostinoe. Grazie dell'invito. <ride> Andrea è un imprenditore nell'ambito finanziario che oggi abbiamo il piacere di intervistare in questo episodio. Bene, allora Andrea. Io te l'abbiamo ancora avuto possibilità di allenarci insieme, però ti ho visto qualche volta in palestra, sei, sei forte. Sei forte, sei forte. Io, io mi sono allenato diverse volte con Andri, devo dire che spinge quanto un ragazzo di 30 anni. Quanti anni hai tu, Andre? Solo perché chiederlo io. Direi che ne ho un pochino di più, ne ho 55. Eh, Porca sì, miseria, sì. Potresti essere mio padre. Ha eh, voglia, ha sì. <ride> voglia. <ride> te no, quanti anni hai? Io ne ho 24, quasi, quasi. <ride> <ride> sì, sì. È, è. La grande, anche, ci facciamo un'attivazione 31, anzi. Av avrei avuto tempo, insomma. Ah, allora Andrea, ti volevo chiedere, eh, io e te abbiamo avuto qualche conversazione in palestra e così via, e mi hai raccontato più o meno da dove sei partito, comunque, nel lato business, eh, proprio come in palestra spacchi. Uh, hai voglia di raccontarci un po' come hai cominciato e così via? Eh sì, sì. Vabbè, da un punto di vista, diciamo, lavorativo ho iniziato presto quando ancora già andavo all'università. Come tutte le cose una combinazione di determinazione, voglia di fare, fortuna, chiaramente ci vogliono le persone giuste da incontrare, ci vogliono le situazioni giuste da individuare. E poi diciamo alla fine a posteriori no? uno può fare tutta la filosofia che vuole, però la realtà dei fatti è che uno è in un processo che ormai nel mio caso dura ormai da, da, da diversi decenni. È chiaro che cerchi sempre di fare la cosa giusta, no? E poi alcune volte ti succede, altre volte no. Ovviamente gli errori li fanno tutti, però poi tiri un bilancio alla fine, vedi che bene o male hai fatto più cose giuste di cose sbagliate e, e il risultato è positivo. Quindi eh, ho iniziato come tutti, mi sono, ho iniziato a lavorare mentre studiavo, poi mi sono laureato e poi insomma all'inizio tra i 20 e i 30 avevo molta fame. Perché, sebbene venga da una famiglia assolutamente normale in cui non è mai mancato nulla, però non è una famiglia particolarmente ambiente, e avevo proprio voglia di, di fare, avevo degli obiettivi che mi volevo togliere, no? e ci sono riuscito, poi piano piano la cosa ha preso trazione, poi ho incontrato lungo la strada delle persone giuste con cui ho fatto progetti molto importanti, di cui sono anche poi diventato amico fraterno, e quindi insomma la cosa è diventata, diventata più importante nel tempo fino a quando poi... 15 anni fa ho fondato una società importante che poi è diventata una banca ho anche altre attività oltre a quello e chiaramente diciamo, il, il business ha preso una dimensione diversa però se devo essere onesto non considero la mia attività imprenditoriale e i miei successi o i successi imprenditoriali come il, il pinnacle come si dice in americano il massimo diciamo, certo. che io abbia raggiunto come obiettivi nella vita perché ritengo di essere una persona che ha come obiettivo primario di, la completezza da un punto di vista umano no? e quindi il lavoro e il denaro quello che tu puoi fare in termini lavorativi è solo uno degli elementi che alla conseguenza diciamo sì, di... detto fra noi non sono nel tempo ti rendi conto che non sono neanche così rilevanti cioè nel senso che all'inizio quando ne hai pochi ovviamente sono molto rilevanti ma ah, la differenza è inutile nasconderlo, cioè, nasconde, certo cioè. Però poi il valore marginale del denaro cala, nel senso che nel tempo comunque ti rendi conto che contano diverse cose che, sono, che vanno molto al di là di quello. No? E io sono un ex professionista, facevo il nuotatore, e anche con insomma, risultati importanti. Quanti anni hai cominciato a fare nuotatore? A nuotare ho iniziato quando cioè, avevo 4 anni, perché mio padre faceva il nuotatore, Cavolo. quindi ovviamente mi ha buttato in acqua appena sono stato in grado di galleggiare. E ho vinto la mia prima gara, mi ricordo la canottieriolona di Milano del 1975. Per darti un'idea, ho vinto i 50 delfino. Mi ricordo ancora che poi, non, poi in realtà, non sono, sono stato ranista come professionista, non ero delfinista, però a delfino me la cavavo bene. E quindi ho nuotato tanto nel, fino all'età più o meno di 20 anni, 21 anni. All'epoca si, si smetteva molto prima, proprio perché anche le modalità di allenamento e di, e di, diciamo, di sfruttamento di un atleta erano completamente diverse da oggi. E poi mi sono dato alla vita, diciamo, normale, lavorativa e che questo ti... mi ha insegnato a ah, me. Ah no, scusa, non ti volevo interrompere. Ma no, dico lo sport mi ha insegnato ad essere un cagnaccio, cioè ad essere molto determinato, quello sì. Quella è una, è una caratteristica comune che ho avuto in tutti gli anni. Tutte le cose che ho fatto, al di là anche degli affari, sono sempre stato molto determinato. Che poi tu prima eh, mi parlavi appunto, hai detto hai avuto fortuna. Uh, fortuna in che senso? Allora, la fortuna è una componente importante nel senso che è, è inutile negarlo Cioè, nel senso che ci sono delle condizioni particolari che ti danno, ti, ti, ti indirizzano in una, in una direzione che è quella giusta e ci vuole un po' di fortuna però io parto da questo presupposto se tu vuoi prendere un treno devi andare in stazione perché se ti metti in mezzo a un campo di patate il treno da lì non passa beh, ti spiego cioè, cioè se non ti metti nella condizione di essere eh, come dire, nel posto giusto, nelle, con le persone giuste, nella situazione giusta, può darsi che tu sia sfigato che nella vita non ti passa proprio il treno, però, se hai fatto tutto il necessario, sì, sì, sì. aumenti quantomeno le possibilità che questo accada. Io, è, un, è un po' come ad esempio, a me molto spesso mi uh, tu sai, dalla mia trasformazione fisica e uh, così via. Uh, a volte alcuni mi dicono: Beato, te, beato, te, no, è stata una cosa a lungo termine. Uh, ogni giorno fai qualcosa, stessa cosa nel business, se ogni giorno fai qualcosa, prima o poi arriva la botta di fortuna, però devi essere lì ogni giorno. Obvio. Devi Obvio. creare, diciamo, il tuo futuro. Le 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 creare. Guarda che dietro ogni successo c'è un sacco di lavoro, okay? un lavoro che non è soltanto lo sforzo mentale, e fisico che uno fa, ma è anche il fatto di saper capire, di essere strategicamente posizionati in un certo modo con certe persone, di capire che molto spesso stai facendo la cosa sbagliata. Sai quante volte mi è successo nella vita? di pensare di fare la cosa giusta, dopo un po' capivo che non andava, dicevo cacchio ma mi sa che, che mi sa che qua bisogna cambiare perché ho, mi sa che ho toppato aborigine. No? quindi eh, tutti i grandi successi personali di lavoro eh, hanno tutti la caratteristica che quelli che, che li hanno ottenuti sono fatti un culo gigantesco okay? che vuol dire lavorare tanto capire tanto eh, interrogarsi tanto se si sta facendo la cosa giusta cambiare certo, accettare certo. i fallimenti che arrivano praticamente con una frequenza industriale e quindi c'è tutto un lavoro dietro molto importante, quindi non è mai nulla, io quando sento anche nel fitness, ah, ma quello c'ha la genetica che la crei, la genetica... Ma che stiamo, non diciamo Ed, epigenetica, diciamo. La genetica si sì, incide, ma incide uno dei tanti fattori, per di più incide per X%. Mi spiego. Certo. certo che se tu hai la genetica e ti, 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 ti alleni, ti comporti e vivi come un cretino, avrai una gran genetica, ma comunque ci avrai un fisico come un raviolo, cioè poco certo, da fare. Certo. Cioè, poco da, cioè, non so se vi sono spiegato. Certo. Che, che tipo avevo... di routine avevi in quel periodo lì? Ma io ho avuto una fase, come, come dicevo prima, come tutte le cose uno alti e bassi, no? cioè è inutile che uno stia a negare che sono sempre state rose e fiori, e balla in realtà. Io ho avuto fino a 20 anni ovviamente svolgevo un'attività da professionista e lì il problema del fisico neanche te lo poni, perché quando fai fuori 7-8 mila calorie al giorno nuotando 20 km... Cavolo. per ogni giorno immagino la dieta che avevi dieta che carino. aveva era praticamente spostatevi che se no mi mangio anche il cameriere, <ride> capito? cioè, eh, mangiavo qualsiasi cosa e non avevo problemi poi avevo vent'anni a quel regime calorico a cui ero poi negli anni 70 le diate come funzionavano? 70-80 ma, no, ma, ma sei nutrizionista, oh. non tu stai scherzando erano eh. appena uscite, mi ricordo le proteine in polvere che erano praticamente come, come prendere un, un shaker di calce cioè una roba <ride> <irro> orripilante <ride> E per difetti dicevano anche ma chissà cosa fanno, fanno male. Sai, queste robe guarda. sono magici. Cioè, per darti un'idea, mia madre per darmi energia mi dava la pappa reale, Ah ok, okay. poi c'era il concentrato. Aspetta, una, una roba voi pilante era un concentrato di carte, di carne, una specie di vasetto, ma delle cazzate che ti metti a ridere se sì, so, eh? ci pensi adesso? Allora, c'era zero conoscenza di nutrizione, non esisteva nessun tipo di, di, di come dire, di cultura nell'ambito degli effetti che il cibo ha sull'asse sull ormonale del corpo e il fatto di gestire in un certo modo eh, le energie di recupero per esempio quando nuotavo io l'idea degli allenatori era più nuoti più vai forte esatto che in realtà non no è così però non ha senso perché Mangia se per esempio, sei un velocista più nuoti più vai piano perché sei morto non riesci ad esprimere poi no? esatto poi dopo i vent'anni, quando ho smesso di nuotare, che mi sono buttato sulla parte business, ammetto candidamente di aver avuto una decina d'anni abbondante in cui praticamente ne ho di tutti i colori. Magnavo, bevevo, fumavo, ne... cioè, ho avuto proprio un rigetto a livello... Mi hai smesso, eh? Eh sì, perché comunque ne avevo anche due maroni che adesso oggettivamente il nuoto è uno degli sport, probabilmente lo sport più noioso in assoluto da allenare perché ti fai avanti e indietro 467 volte al Cav... pomeriggio. È noioso. Poi, poi ti fai ma. un mazzo veramente atomico. cioè Non è come sai. Quando io mi alleno in palestra, quella per me non è fatica, quello è divertimento. Cioè, si sì, fa male, sono d'accordo con te. Cioè, si fa ma... le chiacchiere, ti una fai una le gacchere, una, una poi ti fai la pausa, di... Di... capito cioè alla fine è anche piacevole. Il nuoto, tu ti butti acqua, avanti e avanti con un cretino in un'ora di allenamento, probabilmente farai 55 minuti di sforzo e 5 minuti di pausa. Cioè, certo. il, rapporto, il rapporto di pausa, il rapporto che c'è tra lo sforzo e la pausa sarà 1 a 12. Certo. Cioè, quando invece in uno sport di potenza il rapporto della pausa sarà praticamente eh, meno di 1 a 1 non so se mi sono spiegato certo. capito perché fai molto più pausa di quanto certo. a prescindere da questo ho avuto 10 anni di, 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 di crollo diciamo fisico ero diventato veramente una roba orripilante. Quanti, quanti chili pesavi a eh, quanti ah, chili sei oh, arrivato? Oh, oh, sono arrivato a pesare praticamente quando ho smesso di nuotare pesavo 75 chili ero sai, il fisico da nuotatore un po' secco tirato Asciutto e sono arrivato a pesare 100 kg abbondanti. c'ho una panza che mi... senza muscoli. In, Se muscoli in quanto tempo? Ah, eh, ci ho messo una decina d'anni, eh. Ci ho messo una decina d'anni. E poi un giorno mi sono guardato allo specchio, e ho detto: no. cioè, lì è proprio scattata la fase, e lì è una fase utile quando hai il rigetto, no? Che ti fai cagare? Diciamo, cioè, proprio... Il rigetto la personale o te l'hanno fatto pesare anche altre no, persone? No, la personale, perché poi venendo comunque da uno sport in cui i fisici erano comunque belli, perché il nuotatore comunque ha un bel fisico. Quando dieci anni dopo ti vedi in quelle condizioni e ti ricordi com'eri, dici: no, no, che cazzo è combinato. Certo. Capito? E cioè, Perché proprio in quel momento ti è scattata questa ma cosa? Ma perché, comunque, ero arrivato a un punto di, di saturazione anche personale. Perché, comunque, ti ripeto: Guarda che tu fai i soldi, fai i lavori, fai le cose, e ti compri le cose di qua di là, ma non è che ti rendono particolarmente cioè ti danno una libidine è come mangiarti che ne so ti mangi un bounty dico che a me piace il bounty non lo mangio mai ma piace lo mangio per due minuti godo ok e poi per dieci ore c'ho mal di panza perché mi brucia capito ecco la stessa cosa è ecco, quella robe lì cioè ti compri la macchina nuova ti compri l'orologio nuovo sì ti dà libidine quel momento però poi un giorno ti guardi allo specchio e dici ma che cazzo sei diventato e a livello mentale, come ti sentivi in quel periodo? C'è anche quel fattore lì. Perché allora il problema di base è che quando sei molto giovane, in realtà il corpo è veramente una macchina molto forte, molto resiliente, non riesce a sopperire la mancanza, diciamo così, della massima performance con una sorta di effetto rebound che ti fa andare avanti, ti fa essere molto forte, motivato. Dunque c'è la spinta ormonale perché sei giovane. E bravo, Perché sei giovane? Certo. Poi, quando cominci ad avere un po' più di anni, sta spinta ormonale. È come se ti finisse il superpotere che hai quando sei certo. giovane. No? Quindi ti rimangono solo i problemi. Okay. E allora lì diventa un problema serio, perché è come se tu avessi una macchina scarburata. Allora la macchina va comunque, non è che non, non cammina, però se sei carburato grasso o magro, non riesci a mettere giù la potenza come il motore dovrebbe. E prima o poi, anzi prima o poi, più prima che poi, il motore si rompe. C'è poco da fare. Si rompe molto prima di quanto non si sarebbe rotto se la carburazione fosse stata... Quella giusta. no? Esatto. Io l'ho capito abbastanza presto, mi sono rimesso. Mi ricordo che ho fatto una dieta veramente draconiana. All'epoca non c'era ancora una cultura. Lo sapevano solo i culturisti, no? E ovviamente all'epoca c'era anche questa idea dei culturisti che erano pieni di steroidi. Ah, questi sono degli scatenati, non si fanno del male. Quindi tutto ciò che facevano, se... no, c'era la cultura per cui tutto ciò che faceva un culturista era comunque finalizzato a farsi del male quando invece ci sono. Delle tecniche, io sono un grande fan del bodybuilding perché capisco il lavoro che c'è dietro e capisco anche che dietro un fisico costruito bene, al di là di casi esagerati in cui fanno uso, ovviamente, di sostanze che fanno male alla salute, ma molto prima di quello arriva disciplina, dieta, commitment, capacità di allenarsi in un certo modo, conoscersi in maniera approfonditissima, tutte cose che sono veramente importanti da un punto di vista atletico e che vanno molto al di là del fatto di prendere delle sostanze che poi aumentano, infatti si chiamano enhancer, cioè aumentano gli effetti, ma non è che se uno si prende uno steroide anabolizzante e mangia come un deficiente e vive come un cretino gli viene il fisico di un dio greco. Mi spiego? Diventa un ciccione grosso. È Un esatto. po' diverso, capito? Esattamente lì si fa ancora Così più male a, a doppi effetti con l'aria la quelli alleradi. del grasso. E quindi eh, quindi del... Io mi ricordo che mi fai. Fa, ho fatto questa dieta all'epoca allucinante in cui ho praticamente tagliato i carboidrati in maniera brutale. È sì, vero anche che. Il classico errore che fanno tutti! Sì, sì, però in quel momento era anche, era anche giusto perché io ero diventato assolutamente sull'inno resistente. E quindi praticamente ero schiavo dei carboidrati quelli brutti, cioè dell'alcol. Ero schiavo, non che fossi alcolizzato, certo, però, però a livello mentale. due o tre bicchieri di vino al giorno me li bevevo. Poi facevo la pasta, quella, quella del ristorante che dentro ha 800.000 calorie di condimento. E poi mi facevo il, il dolcetto, il, la, la tortina, la cazzatina, le merendine, le puttanatine. Alla fine, ovviamente, mi era venuta una panza che facevo ridere, capito. Quindi ho tagliato i carboidrati, mi ricordo che sono passato da 98-99 kg a 76 kg nel giro di probabilmente 6 mesi. Okay. Hai fatto sei mesi senza carboidrati? Sì, una roba allucinante. Senza zero. Zero, zero, praticamente zero. Andavo, andavo, no, mi sì, mangiavo ogni tanto un po' di pasta in bianco e la mangiavo, mi ricordo, la mattina a colazione. Questo dimostra anche il pancia che te l'ho Forse. Sembra, mai ma ero talmente incazzato con me stesso. Che, no, ma ero talmente incazzato con me stesso che avevo proprio la forza di andare avanti perché non, non, non mi potevo più guardare. riuscivi comunque a concentrarti sul business? No, così non è un problema. Anzi, tiro di più. Ho, 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 ho scoperto il fatto che... Come, ritornando ad essere diciamo, un po' più efficiente a livello fisico, ovviamente anche il cervello aveva, aveva effetti potenti. Perché in effetti, io, il motivo principale per cui sono molto attento alla mia condizione fisica e mi alleno regolarmente e vivo in un certo modo, è perché prima di tutto ho la mente che funziona come un rasoio. Al di là del fisico, al di là del fatto di andare in maglietta, il fatto di dire. Cioè, e, e secondo te, la tua mente. È così perché ha influito magari l'essere stato un atleta. Sicuramente negli il fatto anni di essere precedenti. stato un atleta ha aiutato, ma questo è... Indigabile. Con la disciplina magari. Diciamo che impari fin da piccolo che se lavori per 10 ottieni 1. Se, se ottenere, lavori 0, se, esatto, se vuoi ottenere qualche cosa, comunque preparati a lavorare molto di più di quello che probabilmente sarà l'outcome esatto. finale del tuo sforzo. È quello che dico sempre anche ai miei clienti. C'è poco da fare, cioè fu la vita è fatta così e, e cioè, cioè, per di più... Ci va già di culo che ce l'abbiamo, quindi bene o male fanno il meglio che puoi. No? Poi, dopo sono tornato in buona forma, mi sono rimesso a nuotare. Sono diventato poi campione mondiale master nel 2006, che sembra una cazzata. Ma nuotare master a livelli alti Ciao. considera che i master sono tutti ex professionisti. E quando tu nuoti a 35-40 anni tra professionisti, quelli tirano delle mazzate che sono dei fabbri Ferrai, eh? cioè non è che stanno a scherzare a farsi il bagno. Per darti un'idea, io ho vinto i mondiali. Nel 2006 a Stanford, nei 50 Rana, con un tempo che mi avrebbe fatto arrivare quarto ai campionati italiani assoluti, dei Ciaro ragazzini, sì. cioè io sarei arrivato quarto con ragazzi di 18-20 anni che lo fanno di mestiere e c'erano oggi... ce 38 anni. Questo per dirti il livello a cui nuotavano, anche perché tutti ex atleti olimpici, gente che aveva fatto campionati mondiali, gente che conosceva in nazionale, quindi voglio dire. Tutti straprofessionisti con un sacco di mestiere, fisico ancora integro, capacità di allenarsi, nuove tecnologie di allenamento, nuove diete, nuovi integratori e quindi i tempi volavano. Ho nuotato master fino al 2010-2011 eh, con risultati importanti. Penso che il mio record italiano nei 50 rana in corta che ho fatto nel 2006 lo hanno battuto due mesi fa. Ah, sì. Quindi sono passati che 18 sfida. anni. Che non Geribile. è male, i record sono fatti per essere battuti, no? Quello, certo, ovviamente arriva certo. sempre qualcuno che ti, che ti legna nel tempo, però 18 anni è un lasso di tempo estremamente importante. Pensavo che gareggiavi a questi livelli, io sì, sì, no, no, la ero, ero piuttosto come nuotatore, insomma, gliela mollavo, Cavolo. come si dice. Cavolo. E poi dopo da lì ho avuto un periodo in cui, Meno male, un po' tra alti e bassi, come tutte le cose, mi sono sempre cercato di tenere in buona forma fino a quando. Intorno ai 45, 46, 47 anni ho cominciato a capire che lì dovevo cambiare passo. Perché io, a me quelli che dicono stai invecchiando mi stanno sulle balle, nel senso che non è un problema di invecchiare, nel senso che ovviamente c'è una senescenza complessiva della macchina, questo è innegabile, però tutto dipende da come l'hai manutenuta e come la stai gestendo prima e come la stai gestendo adesso, la manutenzione. Perché ci sono delle macchine io sono un pilota, sono un grande appassionato di aviazione, ti posso assicurare che ci sono degli aerei degli anni 60 che sono fatti meglio di quelli che fanno nel 2024 Spiego? ci sono aerei tenuti bene con una manutenzione giusta, cambiando i pezzi anche quando con la tecnologia cambiati. vecchia comunque performano molto più gnocchi di quanto non siano quelli di oggi che per io li fanno quelli carta velina esatto. Quindi, questo è un concetto assolutamente è un concetto perdente quello di dire sto invecchiando sono andato in giro un po' a sentire dottori, endocrinologi, perché intanto si stava muovendo tutto la, il movimento no, sulla questione ormonale, di come gestire gli ormoni in funzione dell'alimentazione con l'alimentazione, tutte queste cose. Andavo dai, dai dottori quelli normali, quelli mi dicevano, ma lei ha quasi 50 anni, che vuole fare? Sta invecchiando. E dice, Io ti do da 300 euro per dirmi che sta invecchiando, il cazzo lo so anche da solo. Cioè voglio dire. che ci vuole il, il professore per dirvelo, no? Fin quando poi non ho trovato degli interlocutori che finalmente capivano quello che volevo dirgli, e io da lì ho cominciato a interessarmi, a approfondire, e credo di essere anche una persona che, nei limiti di una, di, una, ovviamente di una non preparazione medica, comunque ha una conoscenza piuttosto approfondita Sei un di tutto ciò esatto che è il mondo dell'integrazione, il mondo degli ormoni, e via di seguito. E per me è diventata una sorta di mantra. A quel punto lì ho capito che la mia efficienza fisica, è fondamentalmente la priorità numero uno, perché da lì discende tutto. Perché se tu sei efficiente a livello fisico, sei automaticamente efficiente a livello mentale. Esatto. Exactly. Okay. Exactly. Se la testa ti gira bene e sei anche soddisfacente per te stesso in termini estetici, hai anche una, una self-estimation molto alta, no? un'autostima molto alta. E questo ti permette di trasmettere un'energia positiva a te stesso e agli altri tu crei una forma di rispetto automatica nei confronti degli altri quando comunque hai un fisico che si fa guardare. Esatto. E poi se sei un cretino, verrai bollato come un cretino. Siccome credo di cre cretino di non esserlo, bene o male, alla fine combini le due cose e allora cominci a essere una persona davvero che interessa gli altri. Quando diventi una persona socialmente positiva in tutti gli ambiti, tendenzialmente sei più... Orientato verso. La persona esatto, di successo della Esatto, che Regalza. dicevo prima, quello di mettersi alla stazione per prendere il treno. Okay? E da lì poi, da, da lì discendono tante cose. E intanto, io parto anche dal presupposto che, bene o male, in tutte le cose materiali che noi abbiamo, che noi facciamo, che le cose vadano storte è praticamente mat mat matematico. Normalmente, però, è quasi tutto aggiustabile, no? Si riesce quasi tu pieno male, un po' negozio, un po' ti aggiusti, un po' ti adatti, un po' cambi. Bene o male una soluzione te la porti sempre a casa. C'è solo una roba dove non porti a casa la soluzione se ti piglia male, che è la salute. Esatto. Quando ti dicono e i, tu i tuoi nonni ti dicono, ah, è importante che ci sia la salute, questi ci hanno ragione al mille per cento. Cioè, ormai è diventata un una roba talmente detta, tritter e ritritta che la gente manco più ci fa caso. Ma in realtà è la verità assoluta. Perché vi posso assicurare che tu puoi essere uno che ha il jet privato da 80 milioni di dollari la Barca da 160 metri, hai cioè miliardi di euro in banca. Ma se ti viene un coccolone, l'unica cosa che suono. i soldi ti comprano è una stanza da, di, 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 ospedale, di ospedale più bella degli altri, ma tu comunque sei, ospedale, sei allettato all'ospedale. O il posto più bello al civile. Punto, Bravissimo! <ride> Oppure ti danno un gran... ti fanno una bellissima. Allora, questo ti porta a dire che cosa? Che prima di tutto ragioniamo a priorità, mi devo, devo stare all'occhio su quell'aspetto lì, perché se il resto si può aggiustare eh, e quello non si può aggiustare. Eh, e allora guardiamo quella prima cosa e che cosa hai fatto appunto per, uh, per mi sono rimesso uh, perfettamente in tiro possibilmente in tutti, in tutte le sensi, in tutti i sensi possibili e immaginabili da un punto di vista prima di tutto della dieta e dello stile di vita perché la regola 1 è che noi quello che intanto è, è il veleno che fa, la, scusami, è la dose che fa il veleno, no? il cibo è sostanzialmente il principale driver del nostro benessere ok? se tu mangi male ti stai praticamente autosuicidando ed è una questione solo di tempo. No? Prima o poi ti arriva un conto che non puoi pagare. L'analisi si sballa, non si sballa. Di tutto succede. Okay. Per di più accorci la durata della, di vita naturale della macchina, cioè nel senso che eh, se tu continui a ah, io faccio logire, io faccio veramente io sono una persona molto pratica. Se tu cominci a 15 anni a mangiare a cazzo, diciamocelo chiaro, arrivi a 55, che è la mia età, sono 40 anni di in differenza, fai una media di tre pasti al giorno, sono mille pasti all'anno, hai fatto 40.000 pasti in cui ti sei massacrato di puttanate, O 40.000, non 5, 7, solo che dici: dici: eh, posso mangiare la pizza, questa macchina, se vuoi che sia una pizza non succede niente, per sono 40.000 pizze. Capita. Più una settimana ah, ecco. o due di pizza, non morire. Ma Inserisci. Ora, il corpo è una macchina estremamente resiliente, molto efficace, veramente incredibile da un punto di vista del funzionamento. Si adatta a 36.000 cose. Ma se tu gli randelli 40.000 volte la roba sbagliata, prima o poi si scasserà. Sto cosa, certo. non so se mi sono spiegato. Esatto. Allora, l'imitazione, prima di tutto, che poi non è che uno deve fare i numeri cinesi, devo mangiare l'insalatina. Cosa vincere? mangi attualmente in una tua giornata tipo? Io mangerò, dipende da come mi sto allenando, mangio tra le 2000 e le 2500 calorie in media, mantengo. E, a sei, tirato. Eh? e sei tirato? Sì, sì, sì. sì ricordiamolo: sì. la dieta deve essere specializzata, chi guarda il podcast non deve fare la tua dieta perché no, la dieta no, deve essere specializzata. No, ci mancherebbe, ma io parto da questo presupposto. Per allora, te allora è, io è ho giusto quindi... Io, io ho una base, ok? La mia base è questa: un numero di calorie ragionevole, una difficoltà. Diciamo così, divisione tra macronutrienti che è 40-40-20, bene o male. Questo è occhio. Non Questo sono uno, il grassi, quando non sono no. inferocito che mi voglio allenare come un matto, normalmente non calcolo neanche le calorie. Vado a occhio, cioè, nel senso certo. più o meno, capisco quant'è 50 grammi di pasta, 100 grammi di pasta piuttosto è una del... stima di cosa c'è no. nel piatto. Certo. E poi la cosa importante non è tanto quello che mangio, ma è quello che non mangio. Perché poi, alla fine, è quello il discorso. Perché mangiare, devi evitare determinate cose. Evito come la peste, gli zuccheri. I zuccheri, quelli veloci, no? classici, quindi i dolci, le cazzate, lo zucchero nel caffè, queste robe qua. Non bevo alcol. Non bevo alcol, ma non per una questione perché sono. Un tuteler, come dicevano gli americani che l'ho contro l'acqua, semplicemente perché non mi piace particolarmente. Non sono a stevio, il mio bicho mio non me lo posso bere. Però hai detto che uh, durante i trent'anni bevevi parecchio. All'epoca sì, perché all'epoca era un social moment, okay. non so come dire. Sai, <ride> non aveva ancora la, il festa? È un festaiolo, du festaiolo. Non non che festaiolo Non avevo ancora il physique du role che posso avere oggi. di Dire vado in un posto dove bevono in 12, sono l'unico che non beve. Oggi dico: Che cazzo, me ne frega! Esatto. Io mi bevo l'acqua. Mi spiego all'epoca, dicevo, ma faccio la figura di quello che è, eh, capire la allora, bevo anche io. E questo io. è il problema che hanno tutti quando Altissimo, si approcciano. Ma che te frega, sei, Voglio dire, tu ti vuoi fare un bicchiere di vino, eh? bevitelo, beato tu, vuoi farti il Negroni, beviti il esatto. Negroni. Io mi bevo l'acqua con limone, che te devo dire, non mi piace il Negroni, non mi piace il vino, sì, che cioè, non ho capito, ne... che mi devo. <ride> <Non> sono <ride> obbligato. Eh, quindi non tocco l'alcol, perché l'alcol è inutile che ce la stiamo a raccontare, l'alcol fa bene, l'alcol fa male, punto. Il Dipende zuccherio. solo quanto ne bevi, ok? Se ne bevi poco fa poco male, se ne bevi tanto fa tanto male, poi quelli che dicono: Ma io bevo solo un bicchiere al giorno, sì, sto cazzo, ne beveranno 15, se vanno tre aperitivi, <ride> due gin tonic, quello sì, che sì, poi sì, ovviamente sì. ti dà un bel effetto, quindi uno dice: Vai. Uno ah, tira l'altro, eh. sì. i zuccheri non li mangi mai, non hai mai lo sgarro. Veramente, veramente, zuccheri quelli cattivi mai, direi. Non faccio sgarri, non ho necessità particolari. Sono arrivato a un punto tale per cui se oggi provo a mangiare una cosa zuccherata, pesante, eh, tipo un gelato di qualità mi sento male. Cioè, Se sto giugno, proprio male, lo sento. sento mi sì, no, da quanto che non mangi uno zucchero? Quanto done, <ride> cazzo? Se non mai un già guarda. Quindi, no, vabbè, ma tu hai anche una, una status, sai, il 25% più pesante di me, hai anche una stazza diversa, poi sei, già hai la metà, meno della metà dei miei anni. Quindi voglio dire, stiamo parlando di un altro prodotto, ho capito? Sì, esatto. La realtà diverso. è che quando arrivi a una certa età certe cose non le devi mangiare ci sono po poco da fare che non vuol dire fare una rivita di stenti eh, perché io mangio e mangio anche bene cioè, però per dirti eh, che ti devo dire la pasta io la mangio tutti i giorni io mangio tutti i giorni in pasta e riso okay? però la pasta me la faccio in bianco con l'olio e parmigiano e comunque sono carboidrati complessi, complessi che cioè. vanno a incidere con lo zucchero veloce esattamente cioè quello che bisogna evitare andando un po' più sul tecnico sono i picchi glicemici no? e la glicemia è il grande nemico la glicemia ha un effetto Adesso non voglio, se qualche dottore sente ovviamente dirà che sono un ignorante, però <ride> eh, la glicemia comunque ha un effetto infiammatorio molto forte, no? Vero, eh, vero. quindi si infiammano le pareti interne delle, delle arterie, questo porta a possibili lesioni, le lesioni vengono poi sanate con queste placche, e se te lo fai in un'arteria che è grande così, bene o male il problema non è così grave, se te lo fai in un'arteria che è grande così, guarda caso è quella che ti alimenta il mio cardio e si tappa quella, allora li soccazzi con la C maiuscola. <ride> <Sì>, Capito? <ride> quindi. Già quello ti fa pensare esatto. che poi c'è tutta una serie di conseguenze poi per diventare insulino resistente, che è l'anticamera per poi diventare diabetici, il diabete è un, un fattore di rischio allucinante, tutta una serie di cose che mi portano a dire ma io il godimento che posso avere nel mangiarmi una fetta di torta è equivalente al beneficio che posso avere non mangiandola che mi dura delle giornate, delle settimane, delle notti? Perché poi c'è anche un altro fattore. Il riposo. Il riposo è un elemento fondamentale. Io sento gente che non dorme, non riesce a dormire. Io, per esempio, dormo come un mattone per due motivi. Uno, perché quando vado a dormire sono morto, perché se mi sono allenato sono massacrato, quindi metto a letto praticamente stramazzo. Esatto, okay? esatto. E due, perché comunque mangiando bene non mi trovo ad avere una situazione, diciamo a livello di, di, di stomaco, che mi impedisce di dormire, perché anche quello è un fattore molto importante. No? Se tu non dormi bene, aggiungi quello che dicevo prima. 40.000 passi nella vita in cui hai fatto il cretino, una vita sregolata, robe infiammatorie importanti tipo gli zuccheri, glicemia sempre alta, cose di questo tipo. Poi ci aggiunge anche il fatto che ti metti nella condizione di dormire male o di dormire poco, e allì. allora comincia a dire. Eh, ma sto motore è un po' vecchio. Sì, sì, c'è un, un problema piccolo al carburatore. Ah, sì, poi ce n'è uno anche alla trasmissione. Sì, però ce n'è anche uno su due cilindri. E poi c'è la guardi se la della testa che non va bene. Beh, grazie a te, ti sta, un sta sta scoppiando. Capito? Cioè, sì, sì. sì. Quello è il punto. È, è un fattore cumulativo. La prevenzione viene Bravo. prima. Allora, io, tutte parte. queste cose qua eh, messe insieme mi fanno prima di tutto star bene da un punto di vista, come dire, eh, di salute mi fanno star bene a livello di serenità e di testa, perché quantomeno ho la consapevolezza di fare la cosa giusta che non mi sto autosabotando, ok? Oh, poi puoi anche essere posso, posso anche uscire di qua te stesso. e mi casca in testa un piano forte, cazzo, nella nella vita può succedere di tutto, però quantomeno le cause che possono portare alla mia rovina e che posso generare da solo, quelle cerco di eliminarle, ok? Poi il resto uno si affida, eh. Ragionamento. Ah, ah. E, e poi c'è un fattore ulteriore che è quello che normalmente un buon lavoro a livello di dieta, allenamento, integrazione e via di seguito ti porta anche ad avere un fisico che si fa guardare. Cioè, a livello esterno. Io ti dico con grande franchezza che è la il fatto che per me eh, è la possibilità di allenarmi con gente come voi e di starvi tranquillamente dietro. Alcune volte rischiate anche di prendere su certi esercizi. Questo è molto competitivo. Perché tu vieni da uno sport. Sono allucinante. Io non parlo, però, se tu se tu metti un peso, mi ricordo che una volta si faceva la Leg Carl. Io ho messo un bel peso, e poi dopo stavo te era duro per te. quel peso, ma comunque non hai voluto scaricare. scaricato, ti ho detto: scarica un attacco E tu no, no, proprio lo stesso perché ragione, ragazzi, eh. Perché il, il fatto di allenarsi con qualcuno che è un pochino più forte di te è quello che ti fa fare il saltino in avanti le esatto. volte. Non devi mai dire. No? Non devi a livello mai di testa, comunque, hai, eh. hai, un, hai un obiettivo quando esatto. di un'altra persona. Per me, questo fatto di poter stare quantomeno a pari o a leggermente dietro alcune volte, ma diciamo a distanze piccole, da gente che lo fa di mestiere, esatto. che ha 30 anni. E che Io in 20, all'estera esatto, eh, qualcosina in più di diventa. Esatto. Lo fa di mestiere. È gente forte che si allena professionisti del fitness e tutto. Cioè, è come se uno non facesse il pilota di Formula 1, però, se si mette il casco e la tuta si prende un decimo da Verstappen, cazzo, vuol dire che sai guidare. Non so se mi sono spiegato, capito? Lascia perdere che poi Verstappen me le, me le, me le suona, ma Verstappen lo fa di mestiere, capito? Io certo, no. certo. Allora, questa roba qui mi dà anche una. Soddisfazione personale non indifferente e tutto ritorna poi al solito discorso dell'autostima dell perché quando uno mi dice il mindset, eh, il mindset lo costruisci. Il mindset è un atteggiamento complessivo che hai nei confronti delle cose che deriva fondamentalmente dalla tua autostima. Cioè, se tu sei convinto perché ti senti e perché vedi quello che fai come delle cose che veramente funzionano, questo ha un effetto moltiplicativo pazzesco. Da un punto esatto, di vista di... della tua voglia di fare, tu esatto, immaginati esatto. uno come Sinner. Sinner ha cominciato a giocare con un califfo otto mesi fa, un anno fa, ha vinto una, un torneo, ne ha vinto un altro. Poi ha cominciato a legnare gli occhi della Giocovic e beh, la testa ti scatta la testa, te quella ti motivazione. Switch, eh, e poi a dire, allora mi chiamo, no, sono veramente tosto. Allora esatto. da e, lì parti a Pietro ti in, ferma e più inarrestabile. E nella vita è la stessa roba. Cioè, è inutile che ce la stiamo a raccontare. Se tu hai qualche cosa che non clicca, che non funziona, e dove sei debole. E non, e non ci lavori per, migliorare, per migliorarla, quella roba lì te la porti con un tarlo tutto il tempo, sì. che c'è poco da fare, cioè, soprattutto per gente che è passata, come per dire successo a te, successo a me, da situazioni in cui non ti piacevi, non eri, non eri a posto con te stesso, perché non, cioè non il mindset che hai oggi tu okay, è paragonabile a quello che hai al tu di sei anni fa, non eri neanche una frazione cioè adesso sei, sei un giaguaro inferocito. Prima praticamente eri in difesa totale perché avevi paura addirittura di, di, di farti vedere. Capito? È ovvio che se tu hai una, una situazione di forte debolezza in un campo, allora un uomo di un certo tipo deve dire: Ok, quali sono le aree di debolezza? Questa, questa e questa, questa. Bene, da oggi in poi ci lavoriamo. Fin quando non le porto al livello che dico io. Quando arrivi a quel livello, già il processo di portarle ti rende una persona migliore, molto esatto. migliore, ma quando arrivi a quel punto e allora lì veramente comincia a essere uno tosto cioè il messaggio che tu trasmetti è un messaggio di uno che, che fa tutto questo va al di là del fatto che c'hai la borsa di Louis Vuitton la, Maser, la, la, la Lamborghini verde esatto. da la fuffaguru piuttosto che le strozzate così. sono tutte cazzate sì, sì, quelle, sì, sì. sono fesserie perché diciamocelo chiaro io di gente che si può comprare una Lamborghini o una borsa di Louis Vuitton o anche uno yacht da 40 milioni io ne conosco tanta Certo, ma di gente che può fare quella roba lì che quando si toglie la maglietta a, 50, a 55 50. anni dice: Azzo, ok, non ne conosco. Tante. A proposito, Ricordati di una questa cosa: cosa il Guarda, 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 guarda è, che è, una esatto. cosa importante. Il fisico e la salute è l'unica cosa su cui non puoi barare e che non ti puoi comprare quei soldi. L'unica, tutto il resto si vero, compra: vero, facile. Vero. compri i rapporti, compri. Che poi magari c'è quello che dice ah, ma se ti bombi, si. Sì, non è, non è esattamente sì, perché la dieta e allenamento stanno alla base. Ascoltami, la, il bombardamento stanno alla guarda, base. te Lo dico io, io non ho problemi a parlare di queste cose qua perché so benissimo come funzionano le cose. Io non basta che tu, tu prendi i migliori. Ma sai no, cosa guarda I answer ti danno... Sono come è, se, dice no, il denunci. An sì, ti danno un aumento. No? Diciamo che fanno il 20%. È come se tu sei un pilota con un'auto truccata ma non sai guidare. Bravo. Fanno un 20%, 20% diciamo. Il problema è che fanno l'ultimo 20%. Cioè non è che se tu prendi un enhancer senza fare un cazzo hai più 20. No, c'hai 0 comunque. Esatto. Se tu c'hai già 80 messo in tasca, dieta, allenamento, stile di vita, conoscenza, integrazione per i di e gli pianti dentro qualcosa di più potente, allora ottieni quella più 20%. Una spinta in più, certo. È temporanea quasi sempre, ha degli effetti collaterali oltre a certi livelli, certamente sì, è inutile raccontarsela ma è fatto da persone che lo fanno 99% su dei casi perché lo fanno o di mestiere o perché hanno un interesse agonistico. Io personalmente non lo faccio perché a me non me ne frega niente di essere 120 kg al 4% perché non voglio dire non... Ma è quello che la mente adesso essere un fisico fit, esatto. efficace, funzionale, che vada bene, che sia performante in tutte le condizioni in cui mi trovo soprattutto il mio obiettivo è quello di campare tanto e di campare bene che a me di arrivare a 95-100 esatto. anni come un vegetale sono molto interessato mi spiego gradirei arrivare a, a, a 95-100 è un altro disco eh, capito in condizioni ma anche cavolate cioè il fatto di poter continuare a camminare da solo il fatto di poter continuare a viaggiare di non aver bisogno della padante cazzo che ti deve portare in giro sembrano delle cazzate però queste robe qui arrivano purtroppo arrivano per tutti certo. capito quindi i eh, tuoi coetanei, che... Che, che cosa ne pensi? Dei Ce ne tanti. In forma come te, no. in percentuale. Quanti? coetanei e coetanei, direi di no. Tra gli imprenditori, non ne conosce nessuno. Forse uno, ma diciamo che ha uno stato di forma accettabile. Che, però, non è per i miei standard. Però diciamo che non o è, è internazionale, no, in generale. In generale. Ma normalmente, sai, quando arrivi alla metà, o ce l'hai nel DNA e lo hai sempre fatto, o comunque sei uno che lo fa con regolarità, oppure la gente si lascia abbastanza andare. Il problema poi fondamentalmente sono i vizi: sono l'alimentazione, l'alcol, il tipo di vita di un certo tipo, perché poi si focalizzano su cose che secondo me non sono particolarmente eh, rilevanti, se focalizzano tu sul business, il grano, cazzo, io qua, io là. Io... Ok, bravo. Sei bravo a fare i soldi, però poi ti guardi e eh, voglio dire, cioè, sei una persona. Ci vuole già stabilire tra le due umane, No, c'hanno cioè, 12 divorzi, eh, cioè, sei bravo, le persone ti stivano, eh, insomma, un po' così. cioè alla cioè, fine della fiera, è... non lo so, io, io, io collego. Sarà una visione anche romantica della questione, però io collego il fatto che una persona sia che si prenda cura di se stesso da un punto di vista fisico ha una visione di uomo. Che è un po' quella che, che ne so, del guerriero greco, non so come dire, io ho fatto il riccio classico, mi arriva a sostotarlo evidentemente, per cui dove, dove, dove hai questa no? questo idea di kalos kaiagazos, no? che vuol dire bello e coraggioso, no? esatto. e tu devi essere un uomo completo e la completezza non è data dal fatto che hai tanti soldi, Conti conto in banca, la barca e vai in giro col jet privato. La completezza è data dal fatto che tutto quello che fai lo fai bene. E non vedo per quale motivo tu non debba fare bene alla cosa più importante, che è la tua condizione di salute e lo stato. Mi spiegher. Perché guarda, che io ripeto: a 55 anni, quando sei 100 kg con la panza, con la glicemia a 120, la pressione a 160 e il colesterolo a chissà dove, non pensare di essere on top of your game a livello mentale. Probabilmente il tuo cervello sta viaggiando al 40% delle potenzialità perché ti viene l'abbiocco. Non sei, sei stanco? Ti senti abbioccato, esatto. ti senti scoglionato, non esatto. c'è voglia di fare le cose. Sei depresso di qua di là. Lasciamo perdere poi le prestazioni sessuali, che, che, quelle, cioè, che quella è un'altra cosa, non parla nessuno, visto? Perché sono tutti: a parole, sono tutti emuli di Rocco Si <ride> no? cioè, minchia anzi, Rocco Si si deve spostare poi. Dopo, nella vita, però, come mai le vendite i ah, di se non di Sagraciali si hanno fatto la fortuna delle, delle big pharma? <ride> sì. Allora, il punto è. Quella roba lì, da uomo, fermo restando che io sono aperto a qualsiasi tipo di gusto e, e direzione che uno può avere, ma da un punto di vista umano, il fatto di non essere performante in quella direzione e di dover dipendere da dei medicinali per riuscire a fare qualcosa che prima ti riusciva con naturalezza, è deprimente. Ma da un punto di vista mentale, mica ma è equivalente alla criptonite di Superman. Non so se mi sono Hai, ragione, hai ragione. E quello è un altro aspetto importante. Cioè, se tu sei funzionale da tutti i punti di vista, da un punto di vista della tua: diciamo così, autostima del cosa, ti senti bene quindi le prestazioni continuano, cioè si innesca un circolo virtuoso. Anche a livello di testa stare molto meglio. Madonna raga, ma tu non hai idea mm. di quanto... Allora, tutte queste cose, tre miei coetanei, io, io voglio molto bene i miei amici, i miei coetanei, i tuoi, tutti... E che ci stanno io. guardando, li, li salutiamo. Mi rompo sempre i maroni <ride> sul fatto che, che sono tutti peraltro anche persone molto brave in quello che fanno, sono molto competenti e eh, di cui io ammiro però le vedo tutte carenti da quel punto di vista è come se rimandassero in là il problema attualmente non succederà mai e, a meno perché succede... secondo te non, non fanno il cambio che hai fatto tu è perché e magari vuole... hanno te come esempio è perché ci vuole un, ci vuole un, un impegno non tutti hanno il commitment per farlo la realtà dei fatti è questa sono delle ci persone vuole tempo. che hanno capacità, capacità di impegno molto forti che sanno, che sanno impegnarsi in una cosa e quando ci credono hanno un obiettivo strategico lo portano a termine però forse per... non, non lo considerano una, una priorità assoluta quando invece lo è cioè. io ho notato che ci sono due tipi di imprenditori ci sono quelli che... a cui interessa tantissimo il fisico certo perché eh, appunto riconoscono che a, a livello mentale gli ha un sacco e poi ci sono quelli che tutta la loro personalità sono diventati soldi Sei, e quindi, quindi... non quindi... gliene no, frega niente di niente perché tanto hanno i soldi e quindi pensano di stare bene a Dubai, vivendo a Dubai, li vediamo in palestra vediamo gente tantissimi che arriva tantissimi imprenditori che però con, con, con Panzone sì, fino a qua. Sì, poi vediamo sì. invece quelli che arrivano col Bugatti super in forma. Sì, poi la, la, Binus, la Binus a Dubai è un, pianeta, è un pianeta a parte, nel senso che voglio dire, probabilmente la palestra più, anzi, è sicuramente Preventata la palestra da più professionale io ne ho girate tante anche in America e tutto ma hai visto una roba del genere ma anche come, come testa delle persone il che mindset di, delle persone si percepisce, si percepisce si di però se tu vedi in giro quello che dice no è giusto cioè eh, noi siamo in un mondo in cui si siamo, ci siamo dimenticati che la progressione giusta delle cose è prima di tutto essere puoi fare e puoi avere cioè, okay? questo è, ma deve essere fatto in questo ordine ok la gente invece salta direttamente all'avere, perché con i social media vedono quello che c'è l'orologio, la tessina, tutto subito. Certo. Barca. Ma non ti credere, guarda che quelle robe lì, ma poi non te le godi più neanche se non stai guarda, bene da un punto ti, di vista ti fisico. E lui se la lo yacht parcheggiato lì e stai male non ci puoi andare. No, ma anche perché, parliamoci chiaro, ma con il grano, se la tua unica qualità è il denaro, ma che tipo di gente pensi che ti giri intorno? Infatti. Parliamoci chiaro. Ti vogliono sfruttare proprio. Perché l'unica cosa che possono avere da te è quella. Perché se non sei una persona interessante, non gli trasmetti eh, interessi, valori, cose di non sei divertenti, non, non sei un esempio nelle cose che fai e tutto, avrai sempre in giro della gente che è lì per ciucciare dalla mammella: uomini, donne, quello che ti propone la fare, la donna che si vuole far comprare la borsetta, se cioè, ma cazzo, ma anche a livello sei personale. Verde. Ma mica se per, per darmi a letto una gli devo comprare la borsetta, ma siamo messi male? Vivendo a Dubai, questa cosa la vedo tutti è i ovvio. giorni. Ovvio. Uh, sono molto nel mondo delle criptovalute e così certo. via e ovviamente ho tantissimi amici della mia età certo. giovanissimi e con le criptovalute come sai si fanno dei soldi fuori te hanno sì. dei polsi. se ne io... perdono anche tanti, se ne perdono tanti sì. però chi ha, colpo, <ride> sì. chi ha il colpo di fortuna io conosco dei ragazzini sì, che, sì, hanno... è che sono in pochi quelli che sanno fermare dopo il colpo di fortuna e poi riescono a far fuori come il casino effetto casino esatto, sì. però conosco ragazzi di vent'anni con un portfoglio di centinaia di milioni di euro e, e questi qua questi, qua, letteralmente, a 22 anni per scopare devono pagare le prostitute perché, perché sono non, so, ci, sanno fare non ci sanno fare. sono uh, no, eh. ciccioni. Si può dire ciccioni, eh, uh, beh, ok. okay. <ride> eh, la verità eh. non sono, è che sono, sono, molto sono molto ciccioni, cioè. non gliene frega niente del fisico. e Per scopare con centinaia di e milioni banca, a, adesso, così a 20, a 20, 20 anni. anni, immaginate a 40-50 come esatto, stanno combinando esatto. Allora, tutte queste è cose... È un peccato, qua, cioè... Queste robe qui hanno un effetto, è inutile che te la stai, tu potrai affogare tutto questo discorso qua nel delirio degli orologi, delle, dei locali, dello champagne portato con le, con le, come si chiama, le stelline, le putanate, tu... Ma queste cose qua nel tempo, e neanche troppo tempo, ti, letteralmente ti rodono il cervello da un punto di vista della personalità, cioè diventi veramente, ti sentirai una... quando tutto quello che... Può anche succedere, che poi può darsi che a un certo punto ti trovi anche senza soldi, eh, perché può succedere, c'è eh, voglia se è succede, è tua allora metà so i cosa soldi. succede? Cos è? Ti butti da un balcone, scusami, perché sì, quella è l'unica soluzione. Certo. Perché allora tutto questo discorso qua mi porta a dire che non è che uno deve vivere di pane e acqua in una capanna sull'Himalaya, non sono mica il tipo di vino, non sono mica di quello che dici: devi svegliare i 5 e fare 200.000 flessioni dell'acqua congelata, sì, lasciamo perdere, eh, facciamo le robe normali. Sto dicendo che fatta in un modo giusto e distribuita mettere al primo posto tra le priorità delle, delle cose che fai il fatto di stare bene a livello fisico è una roba che ti porta a cascata una serie mostruosa di vantaggi okay? anche in ambiti diversi che col fisico non c'entrano niente e siccome è un problema soltanto di priorità nella vita perché quando uno una priorità veramente la capisce e la pone come un obiettivo strategico poi agisce di conseguenza io mi interrogherei, soprattutto se uno va avanti un po' negli anni, se stai veramente puntando sul cavallo giusto oppure se stai puntando su ronzino che a metà gara ti molla non so se mi sono spiegato Certo. quindi sì, esatto. io ragionerei in questo modo qua io ho ragionato in questo modo qua francamente sono soddisfatto del bilancio della mia vita poi lascia perdere un sacco di rotture di coglioni di cose periodi in cui gli affari vanno bene e vanno male e quello poi litighi con la fidanzata e poi dopo non vai d'accordo con l'amico tu queste sono tutte cose che sono normale amministrazione della vita di un uomo o di una donna però alla fine deve avere un'ancora a cui attaccarti, deve avere qualcosa e l'ancora deve essere la consapevolezza di fare la cosa giusta per rimanere in the game il più possibile. Giusto. Perché questo è il discorso di fondo, perché guarda che io per dire uno dei miei, anzi probabilmente la persona a cui volevo più bene come amico e lo stile liberista della mia squadra, con cui ho condiviso una montagna di risultati eh, sportivi. E mi hai raccontato questo. Cazzo è morto a 57 anni per infarto e se lo vedevi di fisico... Noah, ad esempio, tu mi sa che non bastavi come tipo, ok? Ovviamente che non senso? era in forma, eh? Nel senso che aveva era era un, un fisico scolpito nella roccia. Chiaramente negli anni si era un po' lasciato andare, però manteneva sempre una presenza fisica impressionante. Cioè, non avresti mai pensato che uno così certo. potesse andarsene a quell'età certo. per, certo. per un attacco cardiaco, certo. ok? Cioè, proprio l'espressione assoluta della forza eh, fisica maschile, quella figura lì. Certo. certo, non lo mai pensato, ti voglio dire una cosa a proposito di questo, ci sono in, in molti che dicono: no, e, è vero che se ti alleni campi di più, stai meglio, ma c'è mio nonno che ha fumato tre pacchetti di sigarette al giorno e è campato fino a cent'anni. E ci ha avuto il culo. Eh. Esatto. Perché a fronte di tuo nonno che ha campato cent'anni, c'è il 63% dei fumatori che muore di tumore. Certo. Cioè, dire, è inutile che ce la stiamo a raccontare. Poi ci sono le eccezioni, non sto dicendo che la statistica non è mica una scienza che ti dice esattamente quanto camperai. Ti dice semplicemente: guarda, che se fai un certo tipo di cose, la possibilità che ti succedano con un, un problema è 37 volte più alta di uno che non ce l'ha, quindi è inutile. Cioè, queste sono quelle che dicono queste cose. Di quello qua. che muore a 50 anni ma ha fatto sport tutta la vita, magari se non lo faceva, ma, ma vai a vedere il motivo. 10 anni prima, no, eh. Ma vai a vedere qual è il motivo. Esatto. Può essere che sia stato un problema che è venuto dopo, che non dipende dallo sport. Ci sono 50.000 fattori che non Sicuramente guarda, io, io ti siano. Sicuramente il mio papero posto. Io mi focalizzo su me stesso e su quello che faccio. Allora, la muscolatura è longevità, ma per un motivo veramente basico. Il motivo, prima di tutto, è che ti tiene insieme. Perché io di gente che a 55 anni non riesce neanche ad allacciarsi le scarpe, ne conosco tante. Ho visto uno che una volta su Instagram faceva vedere ah, che si allacciava le scarpe in piedi su sì. un piede solo, e sotto c'era scritto 50 anni, come dire, e guardava la telecamera come dire cazzo. <ride> Ho scalato l'Everest in costume <ride> da bagno, Cioè, <ride> si stai allacciando le scarpe pertare e si vantava. Certo. Allora, Prima di tutto, ti tiene insieme sta roba qua. Perché guarda che di gente che ha 65 anni che non riesce a fare le scale, è pieno il mondo. Eh. Non sto dicendo lo squat o gli stacchi, o voglio dire il leg curl o la leg extension, o 180 kg esatto. di punk esatto. le scale. ok? Bene, se non c'hai i muscoli, sei sarcopenico, ti smonti, diciamocelo chiaro. Seconda cosa, la muscolatura. Massa la massa magra ha un effetto mostruoso sulla, sulla, sul metabolismo basale che hai, lo sappiamo benissimo. La regola per dimagrire, per diventare tirati, non è mangiare poco, è mangiare tanto quello che serve nella misura in cui hai un metabolismo che gira in un certo modo. E quel metabolismo lo fai perché hai una massa magra di un certo tipo. Esatto. Perché se hai i muscoli di topolino esattamente G, mangi 4 grammi di carboidrati in grassi mi Poi muscoli, più muscoli hai più Bravissimo. captano i car carboidrati esattamente quindi si innesca tutto un meccanismo allora, sta roba qua più avanti negli anni è più importante quindi quando dicono che la muscolatura è longevità è giusto parallelamente all deve avere anche una buona salute cardiovascolare attenzione che non vuol dire riuscire a non allenarsi per andare a vincere le olimpiadi e maratona perché quando c'hai 50 anni che cazzo fai la corsa che vai in giro Cioè ti, ti distruggi ginocchia e anca, articolazioni ma cioè, buona salute cardiovascolare ti fai un po' di zona 2 una camminata 2-3 un, volte alla settimana 120 pulsazioni per un'ora un'oretta mi spiego? Esatto. mica devi andare a fare i campionati mondiali di capito, 400 ostacoli che devi essere una bestia cioè, quella roba lì le fanno i ragazzi giovani e facciamoli fare a loro quando è il loro momento una volta che tu hai fatto una buona, una buona preparazione in palestra e ti alleni, e i pesi sono l'unica soluzione per farlo, perché quando mi vengono a dire sì, perché puoi fare anche il corpo libero, Calisthenics, bellissimo. Calisthenics. A 50 anni ci no, calisthenics, calisthenics. Ma quelli sono degli acrobati, porca troia. Io, per esempio, quando vedo il Calisthenics, provo a fare una posizione di Calisthenics, sembra un frigorifero. Certo, <ride> È <ride> ovvio che. Cioè, Yuri Keiki c'ho un fisico, Pifer, è vero, grazie al pifero Però lì ci vuole anni eh. di tecnica. bravissimo technic. Quindi, quella roba lì, non hai la tecnica sufficiente per mettere a terra un lavoro veramente efficace, allora ti fa quattro pesi quattro spiego, oppure certo. quelli che dicono no sai io non vado in palestra perché sennò divento troppo grosso eh, sì. Sì, sì. bravo eh, sì, eh. Le a meno che non nasci in no. Nigeria no, come, come no. uno che dice sai io non vado a correre <ride> sennò, non, perché non voglio vincere le olimpiadi ecco, è la stessa cosa, cioè è una puttanata pazzesca, tu vatti, allenati in palestra e fai i pesi, senza sfasciarti senza farti male, eh, perché ovviamente bisogna saperlo Lo fare giustate, ecchi, sotto, cioè. esatto, sotto supervisione tecnica mangia bene, allenati bene dormi, mangia, non fare che stravizi e tutto, e poi ogni tanto ci butti dentro qualche passeggiatina. Ma ah, proprio la fessia, porti il giro il cane, esatto. lo corri un pochino, corri pure un po' cioè e corri, tagli dietro tu un, a un Basta, finito, non c'è altro da fare. Evita casini, evita le cose. Quando ti dicono cosa fai per essere così, tu gli rispondi, cosa non faccio per essere così? Perché <ride> questa è la vera risposta. Esatto. E cosa non faccio che invece probabilmente fai tu. Tornando invece da, nel settore business, tu sei andata da, da 100, da, da 100 a 0 per quanto riguarda il fisico per quanto riguarda il business ti è mai successo mm, no da 0 a 0 no però sì ci sono stati dei momenti in cui ho avuto boh, fa parte del gioco eh. e come qual è stata la cosa che ti ha fatto rialzare il mindset cosa? ah il mindset è che, che cazzo devo salvare, devo salvare la pelle quindi non è che c'è molto da, <ride> che molto da dai, mindsetare lì cioè devi salvarti il culo quando cominci ad avere delle imprese importanti e chiaramente eh, hai comunque dei rischi, dei debiti e via di seguito, se le cose girano male, bisogna darsi una bella mossa. Ma sicuramente la prima cosa da fare è capire perché ti sei trovato in quella situazione. Mai dare la colpa ad altri, mai dare la colpa alla sfiga, se sei in quella situazione è perché ti ci sei infilato. Quindi in well, buona fede, eh? non sto dicendo che sei un cretino o che lo hai fatto in maniera scellerata. Vuol darsi che in quel momento... Tu stia la subendo delle conseguenze di una scelta che all'epoca ti sembrava giusta e buona feria. adesso in realtà, con diciamo, l'evidenza dei fatti, non è più la scelta giusta, anzi è una scelta sbagliata che ti ha affilato in quella direzione. Certo. Quindi, prima di tutto, un esame di coscienza perché ti, ci, 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 sei in quella situazione lì. Due, coraggio di cambiare, anche perché se le cose non vanno bene, bisogna cambiare, perché non è che, non è che domani, domani mattina vanno. È la strada giusta. Girano, girano da sole, capito? e poi mettersi sotto a lavorare e poi avere un minimo di, 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 di credo nel fatto che comunque il vento gira nel bene e nel male quindi quando sei nella, nelle canne probabilmente è una situazione temporanea se tu stai lavorando bene bene o male ne vieni fuori okay? quando, sta, quando le cose vanno tutte bene lì bisogna iniziare a preoccuparsi Perché quando vanno dire, tutte bene? Tutte bene. Cioè, io, quando, io ho questa sensazione che quando va tutto perfettamente cioè, comincio ad andare. Non, io non sono uno che va in ansia, però comincio ad avere il cervello che mi dice occhio anche a me perché sempre così. Perché hai questa impressione? Perché, perché tu ti stai settando un mindset in quel momento che va tutto bene. Cazzo, sono il califo dei calibri. In realtà, dicevo. alla prima cosa che succede mica, Puoi torni, a che torni mentale. alla realtà e può essere abbastanza traumatico. Quindi bisogna sempre stare all'occhio cioè. quando le cose vanno benissimo, tutto perfetto, tutto quadrato. Hai soltanto da perdere, questa è la realtà dei fatti, no? Esatto. E quindi bisogna essere pronti anche per Esatto. l'importante nella vita è avere capacità adattiva, cioè. Esatto, parlando di questo: tu hai comunque cominciato a fare business, mi hai detto appena uscito da scuola. Nel corso degli anni quanto è stato difficile evolversi e qual è stata la cosa più difficile dove hai fatto più fatica ad evolverti? col fatto? Difficile si evolve, è difficile da evol evolversi, no? Nel senso che comunque se sei uno che, che lavora su se stesso in termini di. Impegno sulle proprie attività e via di seguito. L'evoluzione viene, cioè nel senso, l'evoluzione viene dal lavoro, cioè tu, tu ripeti sempre le cose, cerchi di migliorarle, cerchi di farle meglio, quella è già evoluzione. No? Non è che devi fare network sì, molto importante le conoscenze: Studio. il fatto di avere di avere una. Un, di essere circondati da persone stimolanti, da persone con le quali puoi potenzialmente fare delle cose. Una cosa importante è non lasciare mai nessuna opportunità inesplorata, cioè io vedo molta gente che è soprattutto arrivata a un certo livello, dice no, mi interessa, non puoi mai sapere. Diventano snob. Non puoi mai sapere perché tu puoi conoscere delle persone in delle situazioni totalmente atipiche rispetto al business e che poi diventano persone che ti fanno svoltare in una direzione che diventa estremamente fruttuosa no? nel tempo. Quindi quello deve essere... Io ho sempre pensato che al di là del successo che uno può avere quella eh, gente usa la parola umile, che secondo me è sbagliata. Non è umiltà, è, curiosità. Se stessi, sì, è curiosità. Curiosità. Cioè, la il curiosità concetto... è la chiave per il successo. Sì, sì. Cioè, il fatto di dire ma quello è l'amministratore delegato eh, però parla... Sì, non è che sta facendo la beneficenza che parla, te lo dico io, perché uno come eh, che ti posso dire Bill Gates eh, o che ne so l'oracolo di Omaha parla con tutti. Lo sai perché? Perché è curioso. Perché... Vuole capire se eventualmente qualunque persona. E nascono le eh, idee. Può darsi che ci possa, possa esserci qualche cosa da mordere lì. E per esatto, quello che sono molto terra-terra, a terra, perché sono gente abituata a fare le robe e quindi dicono: oh, Qui ho dieci persone davanti, può darsi nove sono dei cazzoni, ma uno potrebbe essere uno giustissimo. Esatto. Eh, come faccio a saperlo io a priori? E esatto. quindi curiosi vanno a vedere. Capito? Quindi. La curiosità bisogna sempre averla attiva, capito? Sì, non è importante. bisogna... È una skill... No, ah, non ci sono delle regole, particolari, Non ci sono delle checklist o delle, delle formule segrete. Bisogna migliorare ogni giorno quello che fai, lavorare per migliorare e poi essere sempre curiosi e sempre aperti alle attività potenziali che ci possono essere. Tu reputi che, tipo, rispetto a quando sei partito ai tempi, rispetto a ora, è più facile... Diventa, eh, fare successo o è più difficile al eh, giorno d'oggi per i giovani? Facciamo finta che. Oggi adesso, è più facile. Più facile, secondo te. Oggi sono non molto... c'è troppa concorrenza tra i giovani. Sì, oggi. però è più facile. Sì, eh? sì, la concorrenza è un problema per chi non è capace di gestirla, ma le opportunità sono oggettive per tutte. C'è una, una quantità, questa è un'epoca molto, molto foriera di opportunità per chi vuole fare eh, successo. Perché la tecnologia rende tutto molto più veloce, fa crescere nuove opportunità molto rapidamente. Ai miei tempi era tutto molto più lento. Però è anche più veloce andare giù. Ah, eh certo, eh, ti sto dicendo, eh. è diventato, è diventato un, un business più difficile da gestire. Ma se mi fai la domanda, ci sono più opportunità? La risposta è sì, molte di più. Molto e poi ci sia più difficoltà nel gestirle. Come dire, eh, con una Formula 1 c'è più opportunità nell'andare forte. Ha voglia ma è più difficile da guidare della Fiat 128 eh, grazie al cazzo <ride> mi sembra <ride> ovvio la Formula 1 Allora, se uno è capace di la Formula 1 certo. va come un ranzo se giust. invece non sei capace la prima curva vai dritto, giust, quindi c'è poco da fare eh, però è un, un periodo molto importante questo da un punto di vista cioè soprattutto la velocità con cui puoi fare le cose ti permette la tecnologia, ti permette di fare un sacco di cose a una velocità mostruosa e quindi di conseguenza anche il successo può essere più rapido e anche l'insuccesso può essere molto rapido Spiego. anche se in realtà ti assicuro che normalmente si sale a scalini e poi si scende con l'ascensore quando qualcosa va storta si va giù molto rapidamente quindi molto più rapidamente del tempo che ci hai messo per salire quindi mh, però sì è un, è un periodo bello questo qua da un punto di vista imprenditoriale e reputi che um, ai tuoi tempi la, e, i ragazzi della tua età avevano fame o eri tu che eri proprio un caso a parte no no avevano tutti molto, molto più, molto molto più quello fame che vedo oggi c'è una polarizzazione molto forte tra Uh, ragazzi noto che quelli che hanno fame oggi sono meno e sono affamatissimi e poi c'è una quantità mostruosa di cazzari che non si capisce cosa vogliono fare nella vita che dicono che vogliono diventare dei grandi, dei grandi imprenditori ma poi in realtà non hanno, non hanno il, il set di capacità proprio ma non di capacità perché sono intelligenti non intelligenti, proprio non ci hanno voglia so se no, secondo spiegato. me eh, questo è connesso ah. anche al fatto che come hai detto tu, oggi è molto più facile diventare di successo e a volte è anche casuale. Abbiamo un sacco di casi il giorno d'oggi di essere, ragazzi. Può che essere questo, per, Può essere questo, può essere questo, può essere anche il fatto che, comunque, io vengo da una generazione che sicuramente ha vissuto molto bene. Io sono stato fortunato come generazione perché non ho visto guerra e non ho visto nulla. Diciamo importanti rispetto, ad esempio, ai miei genitori che invece sono nati in guerra, e quindi, insomma, l'hanno hanno subita. Però io dicevo venivo da una generazione in cui comunque c'era ancora una logica molto chiara del vuoi fare successo devi lavorare tanto e poi dopo progressivamente si è tutto un po' ammorbidito cioè io vedo oggi come crescono i ragazzi io sono padre quindi lo vedo chiaramente e cioè voglio dire ai miei tempi cioè, volevano certi ceffoni che non puoi capire capito se una roba non andava bene era così e basta a, scuola, a casa mia non è che era negoziabile adesso a scuola non andavi bene pigliavi quattro. Prendevi quattro a scuola, tornai a casa e prendevi anche quattro cazzotti da tuo certo, padre. Certo. Mi mi dico, oggi certo. prende un brutto voto. e No, il professore. Allora tu cresci una generazione in cui sembra che di tutto sia, stiato, sia, stato, sia automaticamente perdonato. Non, non devi pagare Idiots. conseguenze per le, per le tue cazzate. E, e quindi ovviamente viene fuori una, una generazione che ne crea dei mollaccioni non, so se mi, non voglio dire che sì, siano tutti mollaccioni è sì, da me, però sì. di certo avrai una frazione più piccola di gente inferocita e una frazione molto più grande di gente che invece proprio sta voglia non è che ce l'ha di sono fare, stati lo dico la parola non, sì. ecco, non lo fanno nei fatti e quindi però questo è un periodo dove le opportunità ci sono cioè non però è, è grande. che tutti vogliono tutto subito adesso Uh, sia con la palestra, io lavoro nel mondo del fitness, perché cioè, la, la gente messaggi sia nel mondo del business. Tutti vogliono tutto subito e nella maniera più facile possibile. Sì, sì, per quello la gente poi finisce a dire. Il... Perché tutto è diventato più veloce. Cioè, per, io ti dico, eh, per darti un'idea, no? Io mi ricordo la prima volta che ho visto uno yacht, cioè, avevo 18 anni, ero a Monte Carlo, ero andato con la mia macchina. C'era cioè una macchina sfigatissima, una sito nell'NA. Una roba di Pilati, sì, però per sì, me sì. era una figata. Era una cosa. Ci cioè, avevo messo l'impianto stereo, tutto gasato. E mi fece questo viaggio perché, nel mio, nel mio conscio personale, il Monte Carlo era il posto all'epoca, poi era il top del top, no? E mi ricordo che vidi un Mangusta 80, che era una barca che era stata disegnata in quegli anni, no? Nuovissima. Io non l'avevo mai vista. Cioè sapevo che erano gli yacht, però non avevo mai era visto. Non... Io sono stato, mi ricordo, su una panchina a guardarmi sta barca. 8 otto ore, a tal punto che il comandante è sceso, mi ha detto Ma vuoi vedere la barca dentro? Mi ha se io regalo lì come un cretino, io <ride> no, guarda, non mi permetto di chiedere. E lì ho deciso che un giorno me ne comprerò una. No? La visualizzazione. Esatto, me la sono comprata, non proprio quel modello, uno un po' più bello, ho detto Ci ho messo un po' di anni, ci ho messo un po' di anni e vabbè. Però il concetto è che io avevo quest'idea no? eh, ma non l'avevo mai visto cioè nel senso sono dovuto andare a Monte Campo e trovavano sul porto sto posto qua capito? oggi tu vai su Instagram dopo 14 secondi hai visto qualsiasi cosa è e ovvio fai... che ti viene la certo. libidine non so se certo. mi sono spiegato certo. che certo. ti viene la libidine perché tutti dicono voglio la macchina voglio l'orologio voglio la barca voglio la casa è chiaro che se te la sparacchia, te la mettono lì davanti uno dice ah voglio quella capito? tutti certo. vogliono ma non sono disposti a fare ciò che è, è necessario però il problema è che dopo tra il volere e l'acchiappare. Cioè, Di mezzo il lavorare, capito? Che non è proprio una cosa da poco. Quindi io non certo, voglio criticare certo. no, assolutamente, perché poi come in tutte le generazioni ci sono persone capacissime, ci sono. Siccome statisticamente si distribuiscono in maniera equa tra i cazzoni e, e quelli validi, no? E, però sicuramente questo è un bel periodo, sicuramente in, per, per l'Occidente avere tante opportunità. Bene, bene, Andrea. Allora. Volevo proporti una cosa che la proponiamo a, a tutti gli ospiti del podcast. Facciamo una classifica, ogni ospite dovrà fare una prova di forza Azzo. <ride> in ogni episodio prima della chiusura e, e poi facciamo una classifica. A nome dell'ospite... E risultato okay. e, e questo ci sarà alla fine di ogni episodio la prova di forza è che devi fare braccio di ferro hai che... due opzioni eh. una è il wall sit la seggiolina al muro sì. cronometrata o solo una pippa totale vai o i piegamenti sulle braccia e lì bella cavicchio Quanto se per le chi è quello che l'ha fatto di più non posso dirtelo eh no, lo, scoprirai, lo scoprirai quando, quando, quando uscirà l'episodio Te la senti? Sì, va bene. Vai. Non sei obbligato, però. A freddo, dai. Okay. E lo poi chiudiamo l'episodio. A tiramento, vai. Andiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Su, andiamo

No sei, ah, dai, 76. volevo andare a C'è da dire, io e abbiamo perso qualche ripetizione. poi some shop. è ancora? Probabilmente 55 anni a freddo <laughs> really quasi 80 io non so se di porca miseria che eh. Un, uh, vabbè, chiamate il cabriolo <risi> 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 niente da dire ragazzi grazie mille per averci seguito in questo episodio di Fit Cash, grazie mille ad Andrea grazie a voi, grazie grazie voi. Di essere venuto. ci andrano 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 in palestra andrano. che vi do quattro <susurra> <lo> scopole <susurra> appena ci sculaccia state connessi, prossima settimana ragazzi nuovo episodio, quindi state connessi attivate la campanellina, mi raccomando e niente e condividetelo con dei vostri amici, magari avete degli amici nell'età di Andre che vogliono mettersi in forma, mandateli questo episodio. Esatto, rendetelo virale perché non so se riesco a rifarlo. <ride> <No, no. ride> Ciao a Niente. tutti. Ciao, grazie, Ragazzi. grazie mille.